ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora, oggi vi parlerò di un libro che ho preso tempo fa in biblioteca, poi per un motivo o per l'altro in realtà avevo cominciato a leggiucchiare e avevo abbandonato. Il libro in questione è di Antonio Manzini, molto famoso e adorato da me per la serie di Rocco Schiavone. E questo non fa parte della serie di Rocco Schiavone, tra l'altro lo vedete appunto un'edizione della Sellerio Editore verde e non blu come al solito perché non è un giallo e quindi è una copertina differente. Se non mi sbaglio, sì, questa serie si chiama Il Divano. Il libro si chiama Ogni riferimento è puramente casuale. Trovate all'interno sette piccoli racconti che parlano del mondo dell'editoria. Ne aveva già fatto un altro. Di questo genere che si chiamava Sull'orlo del precipizio e aveva più o meno sempre lo stesso argomento. Il numero delle pagine di 271. Allora, non vi starò a raccontare tutti e sette racconti. Quello che voglio dirvi è che è riuscito per ogni racconto a trovare un argomento differente. Mi spiego. Allora, ci sono dei racconti in cui parlano, che parlano appunto, ad esempio, dell'ufficio stampa, di come si svolge, di quale ansia c'è dietro a uno scrittore molto importante che arriva, dell'aspettativa che ha il pubblico e la stessa casa editrice, a editare un libro che comunque avrà una grande onda d'urto. Io credo che Manzini, più di altri, avverta molto questo comportamento perché? Perché con Rocco Schiavone ogni volta che esce c'è una grande attesa da parte dei lettori e credo a questo punto anche della Sellerio Editore ci sia proprio un'attesa e anche un certo ritorno, se volete, un grande feedback, insomma. E troviamo anche un racconto di uno scrittore che si sente abbastanza importante, e invece poi in realtà questa importanza andando in giro per le librerie si accorge che è effimera, un'importanza relativa. I lettori non sono così interessati come sembrano, mi sembra tutto molto artificioso. Ancora ci sono anche i critici che fanno parte di uno di questi racconti e molto molto particolare è appunto questo piccolo raccontino che parla appunto di questo critico che si vede quasi obbligato a scrivere parole di elogio a un personaggio della televisione che ha deciso di scrivere il libro. Adesso sapete che sono tantissimi in realtà i personaggi televisivi che credono di saper scrivere, in realtà scrivono proprio delle grandi bazzecole. Purtroppo la maggior parte dei lettori non è un lettore a tutto tondo, nel senso che è un lettore soltanto quando viene editato un libro di uno youtuber piuttosto che di un cantante o di un attore, e ovviamente le case editrici ci marciano. E chi come me non guarda la televisione, non è appassionato di musica, piuttosto che diciamo che guarda sempre un po' con un certo distacco questo modo di fare di determinate persone. E poi ci sono ancora due raccontini che parlano dei ringraziamenti che in genere lo scrittore mette alla fine del libro. E ancora dell'arringa finale, di come tutto si concentri appunto anche nelle dediche che uno scrive all'interno del libro. Diciamo che questo racconto, appunto, l'arringa finale, è un modo di difendere una lettrice che si era molto appassionata a uno scrittore che era un po' un farfallone, diciamo, scriveva a tutte le donne le stesse frasi, lei si era illusa di poter essere qualcosa di più, ma in realtà era come con tutte le altre, per lui non faceva molta differenza, lo scriveva a tutti, soltanto che questa donna ha messo appunto a repentaglio tutta la sua vita. Allora, il voto che ho attribuito a questo libretto, dico libretto per il formato, non perché sia da meno di tanti altri libri, è di 3 stelle. E vi dico anche perché. Allora, prima di tutto, credo che a Manzini serva,
scrivere dei libri che non siano incentrati su Rocco Schiavone. Io sono andata ad ascoltarlo quando abitavamo ancora a Vicenza. E secondo me una delle sue più grandi paure è essere mangiato dal suo personaggio di Rocco Schiavone. Diciamo che lui ha il terrore di essere proprio associato soltanto a Rocco. Quindi appena può, giustamente, la sua vena creativa cerca di spingere anche su altri racconti, e questo è giusto, perché comunque uno scrittore non lo si può per forza obbligare sempre a scrivere quello che vorremmo noi. Da fan di Rocco, però devo dire che avrei preferito ovviamente un capitoletto in più del mio vicequestore preferito. Al di là di questa considerazione, che appunto è puramente personale, è un libretto che si legge comunque in poco, essendo una raccolta di racconti non è neanche molto impegnativo, e comunque fa pensare, però non l'ho trovato particolarmente interessante. È un libro che vi accompagna per qualche ora del vostro tempo, senza voler per forza essere il libro dell'anno. Ecco, questo qua, semplicemente questa cosa. Ecco, quindi questo è il libro. Spero che anche voi lo abbiate letto e che se volete lasciarmi qualche commento qua sotto, sono contenta. Al momento vi saluto e ci sentiamo presto. Ciao ragazzi!